Un buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questa vite di Dolcetto è quella che abbiamo seguito negli anni scorsi, dal 2012 fino all'anno scorso praticamente. È quella che prima ha avuto mal dell'esca nel 2015 e poi nel 2017, 2018, l'anno scorso, ha preso la flavescenza dorata. È completamente morta, adesso dobbiamo andarla a estirpare. E ne verrà poi messa un'altra. Vediamo come si fa questa operazione. Adesso ci vorrà un po' di tempo, ma probabilmente, non sono sicuro, ma credo di sì, velocizzerò il video in modo da non farlo durare troppo, ecco. Procediamo. Dunque, andate a prendere la vanga. Prima di tutto, liberiamo la vite dalla legatura e togliamo il capofrutto. Completamente secco, non ha prodotto niente quest'anno. Spero che sto rumore di sto trattore maledetto non dia troppo fastidio, ma va bene. Adesso che è così, bisogna togliere il tutore. In modo che non ci dia fastidio nel fare lo scavo. E poi procedere con lo scavo. Bisogna scavare molto con la vanga perché è molto profonda, siamo a almeno 30 cm di profondità. Bisogna fare un buco tutto intorno e poi rimuovere la vite portando via più radici possibile. Eccola qui. Guardate la profondità del buco. Da 40 cm. L'importante è eliminare il ceppo. Queste radici piccole non hanno importanza. Qui potevo andare più in là, ma c'era il palo, ho paura di buttare giù tutto il filare. Adesso bisogna chiudere il buco con la terra che è stata rimossa con l'ausilio di un rastrello, semplicemente. Diamo prima una toccata al terreno qui per smuoverlo un po', così quando verrà messa la nuova barbatella sarà più facile per la radice addentrarsi in profondità. Poi con il rastrello si ricopre. Ecco qua. A lavoro ultimato si potrà notare che rispetto al piano di campagna c'è un leggero cumulo. Ovviamente questa terra è smossa, quindi le piogge l'assesteranno e la faranno andare giù, allineandola poi al piano di campagna normale del filare. Qui adesso rimetto il tutore, non lo porto via, lo lascio in campo. Non è facile con una mano sola, eh? Rimetto il tutore con la sua graffetta, in modo che quando arriverò con la nuova barbatella ho già tutto qui, non devo riportarmi tutore, molletta e tutto. Il ceppo che abbiamo tolto rimane qui un paio di settimane, diciamo che prenda qualche pioggia, in modo che lavi via i residui di terra dalla radice e poi verrà smaltito come legna da ardere, lo brucerò nella mia stufa. Qui poi metteremo un'altra barbatella e in primavera ovviamente, e sperando che ne muoiano il meno possibile. Come potete vedere è un lavoro abbastanza lungo togliere una vite,
Ci ho messo circa 10 minuti, 10-11 minuti, calcolando che più o meno mi muoiono dalle 30 alle 40 viti all'anno. In un'ora se ne fanno 6, capite che ci vogliono 5-6 ore, ci vuole praticamente un giorno di lavoro continuo per pulire, per togliere le viti morte. È un bel lavoro, impegna molto tempo e soprattutto fatica. Bisognerebbe munirsi di un'attrezzatura meccanica per rimuovere le viti. Ci sono in commercio, sono degli attrezzi che hanno dei pistoni che battono sul terreno e lo smuovono, facendo proprio scalzando via la vite. Costano però troppo cari, per poco lavoro così non meritano. Non merita l'acquisto. Bene, con questo video, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visualizzazione e ci vediamo in un prossimo video.